stata la fine della via Crucis di quella ragazza, e poi dopo ha segnato nell'ambiente dello Stato italiano la divisione tra un certo atteggiamento laicistico e l'atteggiamento, dal nostro punto di vista, integralista. E senza il rispetto del dolore di una famiglia, che è proprio la famiglia Englaro. Da lì sono venute fuori vari movimenti, varie discussioni, e anche qui a Castelfranco, a seguito di questo avvenimento, si è costituito un gruppo spontaneo che appunto si chiama Libera Scelta, coordinamento Libera Scelta. Per iniziare questo coordinamento sono state raccolte anche delle firme per poter istituire qui a Castelfranco la possibilità di depositare il proprio testamento biologico. L'abbiamo presentato all'ex sindaco Maria Gomierato, che l'ha messo in un cassetto, diciamo, passando la patata bollente al sindaco attuale, che è il sindaco Bussini, il quale ha detto che non è un argomento di competenza comunale amministrativa, per cui non era compito dell'amministrazione comunale di Castelfranco risolvere questo problema. Adesso stiamo cercando di vedere come portarlo avanti, perché ovviamente 500 firme di cittadini di Castelfranco hanno il diritto e il dovere di avere una risposta alle loro richieste. In ogni modo, il Libera Scelta, già il nome di questo coordinamento, sottintende appunto la libertà di scegliere in qualsiasi argomento, in qualsiasi momento della nostra vita. Ci sono tanti momenti in cui noi chiediamo di essere liberi, di poter scegliere in base alla nostra cultura e alle nostre scelte. Il 9 febbraio 2011 il Ministero della Sanità, con una propria dichiarazione, ha deciso che il 9 febbraio sia la giornata nazionale degli stati vegetativi. Per tutto il rispetto che abbiamo per chi sceglie di considerare vita uno stato vegetativo, con lo stesso rispetto noi vogliamo la possibilità di poter interrompere una vita di stato vegetativo. Cioè la libertà di scelta è sia per chi vuole interrompere sia chi vuole continuare in un determinato modo di vita. Noi proprio il nostro modo di ricordare il 9 febbraio è invece quello di mettere sempre più in risalto proprio la libertà di scegliere anche nella nostra ultime volontà, sia fatta la nostra volontà anche nel momento del funerale. A parte la questione dell'autonomia di decisione e di scelta, anche per rispetto delle varie religioni e che in una società multietnica verso la quale noi ci stiamo avviando, sarebbe giusto, per rispetto appunto di tutte le esigenze di tutti i cittadini italiani. E per cui noi abbiamo preso l'occasione di poter vedere insieme un documentario, infatti il titolo è Si è fatta la mia volontà, per poter ricordare il 9 febbraio non solo come la giornata nazionale degli stati vegetativi, ma come la giornata nazionale della libera scelta. Ciao bella, sono la nonna. Cioè, ci hai chiamato, ci hai detto che era una cosa urgente, ci siamo anche un attimo preoccupati. Cos'è successo? Assolutamente non c'è da preoccuparsi. Vorrei soltanto che mi aiutaste, non vi mettete a ridere, ad organizzare un funerale. Di chi? Il mio. Come il tuo? È che io non vorrei il solito funerale, anche perché se non sarei più io. Quindi vorrei un funerale civile. Il funerale civile è un funerale laico, non religioso sostanzialmente. E naturalmente chi vuole praticare un funerale civile? Coloro che non hanno trovato in vita conforto nella religione, tantomeno la trovano poi nella morte. E quindi preferiscono essere accompagnati nel loro
estremo viaggio da una cerimonia che non abbia delle caratteristiche religiose. Il padre è morto nel 2001, aveva 54 anni, era molto giovane, ahimè. E per esempio a Roma non si è avuto un luogo deputato ai riti laici fino al 2003. Non avevo idea che quella fosse una celebrazione laica, quindi sono arrivata lì, mi sono ritrovata in ospedale nella camera mortuaria con una situazione assolutamente pirandelliana, se vogliamo, assolutamente grottesca. Molti ragazzi, tutti amici dell'università, che affollavano questo corridoio strettissimo dell'ospedale. La camera mortuaria era una saletta molto piccola dove forse c'entravano a malapena 4-5 persone. Mentre fu facile, come dire, l'ambiente sembrava anche raccolto per andare a dare saluti personali, intimi a mio padre, sicuramente non era un luogo idoneo per fare, diciamo, per compiere un saluto collettivo, e in un rito la dimensione collettiva è fondamentale. Andai al funerale del mio professore di filosofia, persona splendida, funerale civile. Questo funerale civile si svolse, non so perché, in una zona ai limiti del cimitero, vicino quasi a un boschetto, pioveva, era pieno di fango, un luogo scosceso, e fu veramente una cosa terribile, insomma, non avere un luogo dignitoso. Mio padre è stato, da morto l'hanno vestito guaduta da ginnastica, perché era un podista, faceva parte della polisportiva popolare morena, e quindi mia madre ha pensato vestiamo così, perché non c'aveva un vestito a cui teneva. Se ce n'era uno per il quale insomma c'aveva un po' di attenzione era le scarpette per andare a correre, il vestito così. Quindi mia madre l'ha vestito così. E siamo andati in chiesa con sto morto. Dove porti per farlo vedere alla borgata? Probabilmente a Roma ci saranno anche dei posti, ma la mia borgata, perché lo porto a Roma? Insomma, dove porto? Per svolgere una cerimonia di funerale civile ci vuole una sala adatta. Normalmente queste sale, che si chiamano sale del commiato, vengono realizzate per lo più accanto all'impianto di cremazione, sono una parte, diciamo, dell'impianto di cremazione. Va detto che la maggior parte dei comuni non è attrezzato per svolgere questo tipo di cerimonie. E quindi siamo andati in chiesa e il prete, e io penso che se Dio esiste, insomma, non c'è una grande considerazione di questo omino della mia borgata. Il padre ha fatto una lunghissima tirata contro la cremazione, ma lunga, sulla resurrezione dei morti, sui corpi che risorgeranno, e quando i corpi risorgeranno, e il giorno di giudizio universale, ma una tirata che non finiva mai, insomma. Un prete che mio padre non si erano mai incontrati, insomma, perché mio padre non ci andava a messa. Io ho pensato che è una violenza che tu fai sui parenti, sul morto. Cioè, è un fatto tuo che ci credi che c'è una vita oltre la morte, ma sui vivi, capisci? Quindi per quale motivo noi dobbiamo smettere di pensare che esista la vita e la morte come due cose distinte, ma che esiste un vivere o un morire che continuamente entrano uno nell'altro? Come organizzare un funerale civile? Funerale laico? Sì, non religioso comunque. Beh, a Roma c'è la possibilità di usufruire di una sala del commiato, che è il tempietto egizio, che sta all'interno del cimitero verano, e è una sala che il comune dà a disposizione gratuita. Si dà ai familiari questa sala e loro possono fare quello che vogliono. C'è la possibilità anche di fare delle riprese o della musica. Solitamente i familiari danno un disco, per cui si organizza prima, insomma, qualche minuto prima, qualche pezzo, uno fa quello che vuole, cioè può fare delle letture, può fare leggere delle poesie. La sala è dignitosa, è molto. Noi tutte le cerimonie che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte diverse, sono tutti rimasti soddisfatti. Da quanto tempo a Roma c'è il tempietto egizio? Credo sia attivo da 7-8 anni, che chiaramente dal luogo del decesso viene trasportato con il carro funebre lì e si fa questa cerimonia e poi andrà a destinazione. Una persona può decidere dove essere seppellita? Riformami bene la domanda, che vuol dire, scusa?
Cioè, ad esempio, questo parente è di Tivoli, potrebbe decidere di essere seppellito a Prima Porta piuttosto No. che in un'altra parte No, d'Italia? perché Roma accetta solo i residenti. Deduco anche Tivoli e la maggior parte anche dei comuni. La nave civile quando riesce, quando viene, come dire, richiesto e viene svolto, sostanzialmente più delle volte deve trovare un luogo arrabattato, molte volte la sala mortuaria, molte altre volte un vecchio magazzino che viene utilizzato per quello. La sala è effettivamente una sala del commiato a disposizione della cittadinanza di Treviso. È stata resa operativa nel 2008, in aprile 2008, quindi dopo ben 6 anni dalla nostra iniziale richiesta come associazione. Mi chiamo Miato Gianfranco, sono presidente dell'associazione La Ginestra di Treviso. È nata in seguito a delle vicende personali, nel senso che alcune persone si sono trovate a dover trovare delle soluzioni per onorare degnamente degli amici oppure persone care, anche familiari, in luoghi non usuali. Persone che hanno fatto un certo percorso durante la vita, è giusto che nel momento finale, nel saluto finale, abbiano un riconoscimento del loro percorso in luoghi adatti a loro, insomma in luoghi dignitosi. Si è verificato che non avendo disponibile nessun spazio, nessun luogo per onoranze funebri, si sono dovute fare queste cerimonie all'aperto all'uscita dell'obitorio di Treviso, sia d'estate che d'inverno, quindi in situazioni estremamente disagevoli perché era in mezzo al traffico di autoveicoli, autobare. Abbiamo raccolto circa 200, 2.300 firme. Queste 2.300 firme sono state consegnate all'amministrazione comunale di Treviso, la quale si è detta disponibile a risolvere il problema. Il loro percorso, però, il loro percorso era la costruzione del crematorio con l'adiacente sala del commiato. E questo qui ci ha impiegato circa 6 anni per arrivare a conclusione. Secondo noi, questa sala che è stata ottenuta, in effetti ha bisogno un po' allo scopo, però, voglio dire, è una sala di 60-100 posti in piedi. Per certe circostanze non è sufficiente. In cui ci trovammo insieme alla famiglia attorno a questa bara, eravamo attoniti, nessuno osava parlare, nessuno aveva parole per esprimere il dolore. Un nostro amico disse: però dovremmo imparare dai nostri amici che sono di fede cattolica a crearci un nuovo rito per il funerale laico. Non c'è stato nessuno che ha scandito il tempo, c'erano semplicemente appunto persone che magari di quando in quando ricordavano, dicevano due parole a tutti e al defunto. Però mancava quell'elemento che riusciva in qualche modo a coinvolgere tutti, quel silenzio fatto di rumori stradali, di qualche sternuto, forse qualche singhiozzo, di rumori così umani, distraeva dall'evento vero e proprio. Se c'è stata una carenza, comunque la mancanza più grande di un rito, chiamiamolo così, di questo tipo, è la parola fine. Missa esta, andate. Non c'è. Che faccio? Me ne vado ora o aspetto che se ne vadano tutti? Quando è che finisce? Quando è che tutti insieme, ok, ciao. Intanto dobbiamo risolvere questa questione ingombrante del morto. Le persone muoiono da sempre. Cioè, è una di quelle cose che accadono. E il passato è peggio del presente, perché nel presente muore qualcuno, insomma. Nel passato sono morti tutti. Cioè, nel senso, la storia è veramente un enorme genocidio. Miliardi, miliardi, un numero incalcolabile di persone tutte morte. Per cui, voglio dire, noi ci siamo dovuti sempre confrontare con il problema proprio del corpo. Lo devo vedere, è lui, non è lui, poi lo seppellisco. Ma se è morto, che te importa? Invece mi importa, perché lo devo vedere, lo devo salutare per l'ultima volta. E in questo non c'entra niente Dio, i santi, la religione. Questo è un nostro bisogno, proprio.
Ci sono alcune persone, molte, che si lamentano. Prima lavoravo in un'impresa e siccome qui mancava un cerimoniere donna, il direttore mi ha chiesto se io ero interessata perché voleva proprio che ci fosse una figura femminile anche in questo contesto, perché una figura femminile è comunque più materna di per sé. La cassa si ferma qui, proprio in questo punto, i familiari si invitano i familiari ad accomodarsi, io chiedo che si avvicini un familiare sempre per mettere una firma e poi parlo con questo familiare. Il funerale laico ha come modalità la libertà, quindi la sua modalità è proprio quella di non avere una struttura fissa. Il cerimoniere deve rendersi interprete di questa esigenza di libertà e riuscire a tradurla in un processo rituale definito, quindi si tratta di tradurre questa libertà in strumenti espressivi e in atti di parola, di silenzio, di musica, di azione. Ora, se il dolente ha dato la sua regia, si segue assolutamente le sue volontà e non ci sono deroghe, perché quello che ci ha affidato di fare è quello che dobbiamo fare. Se no, sono i parenti più stretti che decidono. Se i parenti più stretti non se la sentono, siamo noi. In ultima istanza siamo noi a decidere. Non li lasciamo senza una casa rituale. Se viene una famiglia che porta, non so, tre brani musicali e due letture, e allora in quel caso chiaramente il tempo si dilata e la cerimonia non dura più 10 minuti, dura magari mezz'ora. Se no, diversamente, è un saluto. Però la cosa più difficile è cercare di capire veramente chi è di fronte e dare quello che effettivamente vogliono in quei momenti. È inutile che io, non so, legga una poesia di Pascoli o di Montale a delle persone che non riescono a cogliere, ecco, questa cosa, no? Invece magari hanno bisogno di qualcosa di un po' più di passionale, qualcosa, ecco, un po' più di concreto, ed è questo un servizio da fare. Non è tanto avere un cliché, anche se è una liturgia laica per cui ha bisogno di scandire attraverso delle parole che sono rituali, no? Ecco, però all'interno della ritualità, che è quasi sempre simile, ecco, però bisogna cercare di intervenire, e lì è la capacità del cerimoniere di capire che cosa fare e come farlo soprattutto. Poi ogni famiglia porta, può capitare che porti un CD, io ho messo da Vasco Rossi a Zucchero a brani classici, mi hanno chiesto di leggere delle cose anche magari molto, molto forti che trattavano proprio la morte, o altre cose più consolatorie. Questo capita sempre, normalmente. Interi poemi da leggere, ho dovuto leggere in napoletano La Livella di Totò, perché loro avevano portato un MP3, l'MP3 non si attaccava alla nostra cosa, ho detto: ma perché non ce lo leggi tu La Livella? E ci siamo messi a leggere La Livella in napoletano. Ultimamente abbiamo dato un brindisi col feretro con tanto di vino e brindisi da parte dei figli. Se il defunto aveva chiesto un brindisi, gli si deve dare il brindisi. Ora, se i figli ritengono che quello sia il luogo più adatto, io penso che quello sia il luogo più adatto. Alla fine della cerimonia c'è l'assistente cerimoniere che con il carrello porta la cassa lì attraverso queste porte del passaggio e chiude le porte. Noi facciamo dalle 30 alle 40 cerimonie al giorno. Di nuovo. Ritorni il sogno di nuovo fra noi, sai, col senno del poi, dicono non è facile, ma rido nelle mie lacrime. Ci racconti chi era tua mamma? Ma mia mamma era una donna milanesissima, Marina Cattaneo, che poi con, insomma, ha avuto un percorso intellettuale fortissimo, illuminista e atea, e super femminista e progressista,
ha abbracciato una quantità di saperi, di cose nella sua vita, fino a poi incontrare una malattia molto molto grave, già a 50 anni, e da lì le è partito invece un percorso di conoscenza e di apertura totalmente inaspettato per una persona così tanto pragmatica, così tanto veramente con una grande fede nel qui ed ora. E le è successo qualcosa di meraviglioso per quanto mi riguarda. Questa scelta di fare per lei un funerale laico, anche in base a quello che ci stai raccontando della sua malattia, in qualche modo è stata una cosa di cui avete parlato? Immagino che il tema in qualche modo sia della morte che anche dell'avvio del distacco sia stato presente nei vostri discorsi. Sì, in realtà con lei ne abbiamo parlato poco direttamente, però in realtà lei negli ultimi tempi si era associata appunto a questa associazione che si è attraverso, che si chiama La Ginestra, che si occupa proprio di questa cosa qui, quindi in realtà era evidente qual era il suo intendimento. Ci racconti un po' come si è svolta quella giornata? Sì, noi chiedemmo appunto la sala consigliare del comune di Casier, che ha sede a Dosson, ed è una sala anche molto vasta, insomma piuttosto grande. Ce l'accordarono molto volentieri, pur essendo un'eccezione assoluta, cioè non c'era protocollo, non c'era una carta da compilare, non c'era niente, c'era un gesto di intesa umano, molto umano, che naturalmente fu molto bello. Ci siamo trovati non solo con la cerchia di amici che ci si aspettava, ma con centinaia di persone, alcune delle quali si erano perse le tracce nei decenni, e invece c'erano quasi tutte quel giorno. La giornata fu straordinaria, con un senso veramente attivo di presenza, e al di là della commozione straziante di qualcuno, dovemmo alla fine scegliere i 10 interventi, perché se tutti avrebbero voluto dire qualcosa, ma era veramente impossibile, sarebbe diventato una veglia infinita, appunto. Seduta in riva al mare, provavi a non pensare o a meditare, di nuovo lo vedi, ci capiamo di nuovo, io e te.